I grandi uomini non smettono mai di essere grandi, anzi, più passa il tempo e più essi diventano ancora più grandi. Skiis è uno di questi. La sua tecnica di pesca a ninfa prevede delle imitazioni piuttosto leggere. Un sottile filo di rame lungo il gambo dell'amo, al massimo un sottilissimo filo di piombo. Perché l'imitazione non si deve comportare come un sasso caduto in acqua, ma deve fluttuare in essa in modo leggiadro e naturale. Così si comportano le vere ninfe nei torrenti e nei fiumi. La trota sta ninfando e non risponde alle imitazioni di superficie. La profondità in cui si trova il pesce è minima, quindi montiamo una leggerissima ninfa di effimera e la presentiamo circa 60 cm a monte del pesce. Un leggero spostamento del pesce, destra, sinistra, avanti e indietro, molte volte addirittura si vede che apre la bocca. Non ferriamo subito, attendiamo un secondo, 2 secondi minimo. E il gioco è fatto, di solito riesce sempre bene, perlomeno a me. In questi particolari casi, quando il pesce non accetta imitazioni secche, ma si vede chiaramente che sta ninfando, questa tecnica permette una cattura sicura senza problemi. Voglio sottolineare che le catture migliori fatte in tutta la mia vita di pescatore, come qualità e taglia, le ho effettuate solo ed esclusivamente con questa tecnica. Io pratico veramente con grande successo dall'inizio degli anni 70, 1970. Per una buona esecuzione di questa tecnica non ci vogliono canne particolarissime, sono più che sufficienti quelle che usiamo normalmente per la mosca secca. In questo caso sto usando una graffite di 7-9 piedi, 4 pezzi, per coda 3. Il finale è quello che uso normalmente per la secca con un tip più corto. Anziché 2,50 m come faccio normalmente, il tip in questo caso è 1 metro, 1,50 m al massimo. Veramente un bel pesce, forte e combattivo, un'autentica macrostigma dei nostri Appennini.
questa limitazione usata nella cattura. La pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altre tecniche, è solo diversa. Diversi e speciali invece sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo, tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai. Soprattutto è una tecnica che va amata e, come in tutti i grandi amori, per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere.